Yeah.
perché è la rivalsa di una città, è la rivalsa di un popolo. Spero che con, in questa occasione anche gli altri comuni della provincia si uniscano alla nostra gioia, si uniscano a questa grande occasione che serve per far conoscere Frosinone e tutta la provincia di Frosinone all'Italia intera, perché credo che il Presidente in primis abbiamo dato dimostrazione di saper lavorare bene e con coscienza. Visto che ci sto, approfitto, perché non l'ho mai fatto, io lo faccio soltanto quando penso di aver raggiunto il risultato massimo. Credo che questo possa essere definito per Frosinone un risultato massimo. Ringrazio i giocatori perché è tutta loro, per il loro spirito, la loro capacità, la loro qualità prima di uomini e poi di calciatori. E devo ringraziare Stellone con tutto lo staff tecnico, e devo ringraziare anche Giannitti perché è chiaramente la parte sportiva di noi, è quello che è riuscito ad arricchire una buona collana con delle perle, delle gemme preziose, e il tutto chiaramente è riuscito a far creare poi questa magnifica atmosfera di cui io sinceramente ancora non mi rendo conto. Io sono così, io godo della gioia degli altri, per me personalmente, forse è per questo che ottengo le cose, perché personalmente per me non chiedo mai niente, però chiedo di far sta bene chi sta vicino a me, chi soffre con me e chi lavora con me. E quindi vedere da sotto l'autobus con quei ragazzi splendidi mi dà ancora più gioia se ci fosse rimasto sopra. Direttore, un'ultima cosa, cosa ci dobbiamo aspettare adesso? Adesso ci dobbiamo aspettare, anzi adesso dobbiamo tutti studiare per una maturazione definitiva, dai dirigenti allo staff tecnico, ai calciatori, ma soprattutto ai tifosi, alla città, alla provincia, perché dobbiamo essere sempre all'altezza della situazione, così come lo siamo stati fino ad ora. In the sky full of stars.
Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Can you feel miles away, miles away, miles away? Can you feel miles away, miles away, miles away? Say Geronimo. Well, we rushed it, moving way too fast, and we crushed it, but it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo, say Geronimo. Say Geronimo, 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 say Geronimo,
Indescrivibile, poi capito, sul 2-0 per il rigore sotto la curva, diciamo, è stato un momento, diciamo, un po' delicato per noi, no? Perché se avessero segnato un pochettino ci saremmo, come si dice, cagati sotto, e invece è andato bene, abbiamo chiuso, abbiamo vinto questo campionato e siamo felicissimi. Massimo, ancora non mi rendo conto, quindi sono contento, e meglio di così non potevamo fare. Un'emozione che non si può descrivere, è troppo bello, è un sogno veramente che si realizza. Adesso godiamoci questo momento. Qualche c'è, sì, che è meglio. Oh, embriaco. Emozione a caldo, No, è bello, no, non siamo partiti per questo obiettivo, e raggiungerlo è stato qualcosa di irraggiungibile, sembrava all'inizio, invece adesso è diventato realtà addirittura con una giornata d'anticipo. Quindi siamo contenti, per tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto, e siamo contenti per la squadra perché ci
ci abbiamo messo il cuore, col cuore siamo arrivati all'impossibile. È incredibile, un sogno, il sogno da bambini, dai, l'abbiamo realizzato, siamo contentissimi, al settimo cielo. Con un turno d'anticipo anche, Matteo. Sono state le ultime partite che ci hanno dato quella continuità che non hanno avuto le altre, abbiamo stracciato tutti. So che dite, è troppo bello. Vincere il secondo campionato di fila dentro la stessa città, i tifosi, non so, c'è stata una cosa, un'esplosione unica tra la famiglia, stirpe, squadra, staff, tifosi, è stato tutto bello e con questo abbiamo raggiunto questo obiettivo che è indescrivibile, è una cosa, ancora non ci rendiamo conto, godiamoci sto momento e pensiamo da domani a quello che abbiamo fatto, ma adesso veramente grazie a tutti i tifosi, a tutti della staff, del presidente, della società che ci hanno dato una mano, soprattutto un grazie ai magazzinieri, ai fisioterapisti, ai dottori che non vengono mai nominati, e veramente grazie anche a loro che hanno fatto un lavoro indescrivibile durante l'anno. Io ancora non ci credo. Siamo in Serie A, sì, siamo in Serie A! È stata una stagione intensa e ce lo siamo meritati sotto tutti i punti di vista, e quindi godiamocela e sono contentissimo. Ma ci credevi? Ma ci credevamo, non l'abbiamo mai detto, però noi dentro di noi sapevamo di poterla raggiungere e ci abbiamo creduto ed eccola qui, è nostra. Aspettare a inizio anno no, però dopo il girone è andato fatto in quella maniera, era giusto crederci. Poi è arrivato un momento e noi eravamo quasi certi di potercela fare, e è stato un bene che al di fuori nessuno ci credeva. Noi ce l'abbiamo messa tutta e è successo quello che doveva succedere. Hai visto che pubblico, Mirko? Un'emozione comunque giocare in questo stadio, far parte di questo gruppo, e comunque sapevo che venendo qua avrei fatto la scelta giusta. San Siro, ragazzi, il prossimo anno andiamo a San Siro, ma che succede? Che emozione è? Io ancora non riesco a crederci, veramente. Intervistate questi ragazzi che sono stati straordinari in 2 anni, emozioni indescrivibili, quindi grazie a voi, grazie alla società, grazie a tutti, veramente. Vieni, Manuel. Manu, Dio, buono, ti meno. Siamo in Serie A, sì, ancora non ce ne stiamo nemmeno rendendo conto, però ce l'abbiamo fatta, un gruppo incredibile, una squadra incredibile che... Una fame così l'ho vista veramente da poche volte. Dai, Leo, ma che campionato hai fatto? Un campionato eccezionale, veramente. In questo momento non è il momento di pensare ai singoli, io credo che questa sia stata una squadra che nei suoi giocatori, ognuno in un periodo diverso del campionato, ha fatto la differenza, e ci siamo sempre aiutati, non abbiamo mai mollato, abbiamo avuto anche dei cali, ma ci abbiamo sempre creduto e questo è il giusto premio che ci spettava. Una parola per questi tifosi, lei oggi spettacolari. Meravigliosi, tutto l'anno meravigliosi, dall'anno scorso hanno avuto, gli ultimi 2 anni hanno avuto un crescendo incredibile e ci hanno dato una grossa mano, perché in 2 anni abbiamo perso solo una partita in casa e questo sì è merito nostro, ma è anche tanto tanto merito loro. È bellissimo. Bellissimo, perché sono arrivato e la situazione era così e poi alla fine siamo stati grandi, ragazzi che sono dall'anno scorso, hanno un gruppo eccezionale, per noi che siamo arrivati è stato facilissimo integrarci. Non te l'aspettavi veramente che con una giornata anticipo il Frosinone sarebbe poi stato promosso in Serie A? Ma forse non se l'aspettava nessuno, però ci credevamo. Io ricordo il mister, il primo giorno dovevo fare la conferenza, mi ha detto: mi raccomando, sai che l'obiettivo è la salvezza, ma noi qua dentro sappiamo che l'obiettivo è la Serie A, quindi credo che questo sia lo spirito che ha contraddistinto la squadra. We'll be right back.
expecting of me? Put under the pressure of walking in your shoes. Every step that I take is another mistake to you. And be less.
a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the songs. Reminded me of. Don't you
16 maggio 2015 per me vuol dire il coronamento di un sogno inseguito per tanto tempo. Dopo aver iniziato dalla Serie A, ritornarci è veramente un motivo di grande orgoglio, grande soddisfazione, un premio ai sacrifici fatti durante tutta la mia carriera. Ale, da capitano, vivere un'emozione del genere, una promozione del genere, cosa significa per te? Ma sicuramente essere il capitano, sempre detto, è motivo di grande orgoglio e un motivo di responsabilità in più nei confronti della gente, dei compagni, di tutti quanti. Sicuramente fare due promozioni di fila in una piazza dove soprattutto la Serie A non è mai stata fatta, veramente un sogno. Aspetto una bella stagione. Speriamo di essere la sorpresa. L'affrontiamo con grandi motivazioni, con tanto entusiasmo e con un pizzico di punto interrogativo, perché non andiamo a affrontare una cosa nuova, però sarà veramente entusiasmante giocare contro dei grandi campioni, quindi siamo veramente orgogliosi e vogliosi di cominciare. Ale, una stagione del genere si vive dentro lo spogliatoio anche grazie a dei momenti simpatici tra di voi e tanto altro. Ecco, raccontaci qualcosa dentro lo spogliatoio. Chi è il personaggio che più mette allegria all'interno dello spogliatoio, Ma il personaggio che mette più allegria è sicuramente Danilo Sotti, un attacchione proprio di natura, fa scherzi quando meno te l'aspetti, fa gli scherzi a noi, fa gli scherzi ai massaggiatori, ai magazzinieri, quindi è colui che ci tiene più vivi e ci fa ridere. Poi ci sono anche altri ragazzi che fanno sicuramente ridere, adesso non vorrei citarne tanti, non vorrei dimenticare qualcuno. E poi dopo ci sono ragazzi magari più seri, come me, come Matteo Ciofani, però lo stesso Matteo Ciofani è uno che imita benissimo tutti quanti, quindi fa le imitazioni perfette del mister, di me, di Lupoli, di tutti. E quindi diciamo che ci piace scherzare a tutti quanti. Un giudizio finale sui tifosi, no? Che ti vogliono tanto bene a te personalmente e anche al resto della squadra che ci hanno accompagnato in questi 2 anni in una maniera fantastica.
Ma allora, da un punto di vista personale posso solo che ringraziarli. Ho sempre detto da 2-3 anni a questa parte che le emozioni e le soddisfazioni sportive che ho ottenuto qua non le ho ottenute da nessun'altra parte, e questo è merito anche di questi tifosi. E poi la stessa cosa vale per la squadra, perché se non ci fossero stati loro a spingerci sia l'anno scorso che quest'anno, sicuramente non avremmo vinto i due campionati. Probabilmente questo stadio, in questo stadio si crea un'atmosfera magica nella quale noi ci esaltiamo e riusciamo a ottenere i successi che abbiamo raggiunto finora. I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you, without you. Siamo senza parole, Serie A, Serie A! Vai Marcello! Oh. Vai Marcello! Si mette, Marcello, porco Dio! Si è finita Marcello, la rocchetta! Sta là! Vai Marcello! Vai Marcello! Una bellissima emozione! 2 anni fa stavamo a giocare a Bassano, ora ce ne andiamo a Milano! Ma ci credevi lo Serie A? Sì, sì! Come la squadra giocava dal primo fino al 95esimo, abbiamo sempre giocato bene! Io ancora non realizzo.
ancora sto, non sto a capire addosso. Bellissime emozioni, bello, attese ma bellissime. Mo con calma, piano piano si ci riflette sopra e si capisce dove siamo arrivati. Bellissime, bellissime. Non ci credevo, ma ci siamo riusciti. Grazie alla società, grazie a noi, grazie a tutti quanti. Sono contentissimo. Ma quanto è bella questa festa gialla? Bellissima, è indescrivibile, guarda. Un sogno che si è realizzato, un sogno. È una famiglia, non è un gruppo, è una famiglia, non è una squadra. Una frase in questo momento per il presidente Lodito. Cosa se... Oddio, cosa... Non lo commento, guarda, è meglio non commentarlo. Qui si commenta da solo, Frosinone e Carpi in Serie A. C'ha ragione il presidente Sirpe, capisce tutto di calcio, capisce Lodito. Ha capito tutto di calcio. Ne ha capito, no? Frosinone e Carpi in Serie A. Di fatto, sono contentissimo. Per il Carpi perché lo meritava. E per noi lo meritavamo, pure noi lo meritavamo. Siamo contentissimi, siamo. Io penso che un regalo più grande di questo alla città, ai tifosi, alla provincia, non ce lo poteva fare nessuno. È il regalo più grande che ci potevano fare. Per una città come la nostra che vive il calcio, lo vive a 360 gradi, il calcio per noi è importante, è tutto, quindi è il regalo più grande che poteva arrivare. L'unica cosa che ancora non ci si crede, io penso domani ci svegliamo un po' più convinti di quello che abbiamo fatto. A noi a Frosinone, quando dicevano che sei di Frosinone una quindicina d'anni fa, ci dicevano provincia di, mo te lo dico io provincia di, mo ti dico provincia di Frosinone. Noi siamo grandi, ci conosceranno in tutta Italia per come siamo. Beh, in futuro penso a una data storica, e per me è uguale comunque la realizzazione di un sogno. Un qualcosa che già da bambino provi a cullare, però fino a quando non diventa realtà uno non ci crede. Invece ancora faccio fatica a crederci, però diciamo questo sogno si è realizzato. Vivere una promozione in Serie A, una seconda promozione con tuo fratello accanto, è qualcosa di speciale veramente? Sì, oserei dire un miracolo, perché già è difficile vincere due campionati di fila. Vincere un campionato, due di fila, dalla B alla A, poi quello che comunque è molto difficile, poi farlo con tuo fratello ha un sapore speciale. Beh, la prossima stagione sicuramente un po' di curiosità per vedere se siamo capaci di affrontare questa categoria, però se penso alla prossima stagione penso a San Siro e al sogno da bambino di giocare contro la mia squadra del cuore che è il Milan. Grazie, perché noi abbiamo costruito le nostre due promozioni in casa e li dobbiamo solo ringraziare, perché grazie a loro al Matusa non si passa. Roberto Crivello, 16 maggio 2015, cosa vuol dire per te questa data? È una data storica sicuramente per me, per i miei compagni, per la città di Frosinone, perché abbiamo scritto una pagina di storia, la più importante del club, perché siamo andati in Serie A, e quindi credo che sia una data che non ci dimenticheremo, non ce la dimenticheremo mai. Ci speravo e una parte ci credevo, perché già dal ritiro avevo capito che eravamo una squadra forte, e come ho detto a tanti tuoi colleghi, dico sempre che il campione ti fa vincere le partite, ma il gruppo ti fa vincere il campionato. Quindi dal ritiro già si vedeva che eravamo un grande gruppo, e quindi ci speravo e ci credevo. Questo anno mi aspetto sicuramente partite emozionanti, perché da quando ero piccolo mi immaginavo di giocare davanti alla mia gente giù a Palermo, oppure di giocare a San Siro, quindi non vedo l'ora di fare questa partita, perché sarà sicuramente un'emozione indescrivibile. Un messaggio ai tifosi, Roberto? Messaggio ai tifosi di fare quello che avete fatto in questi due anni, da quando io sono qui, cioè sostenere e seguire sempre la squadra, perché grazie anche a voi abbiamo vinto i campionati, e quindi per il prossimo anno ci serviranno i nostri tifosi per la salvezza. Ah, 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 ah
might picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. I will not love you tonight. Give me everything you got. For all we know, we might not. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. 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 Cause tomorrow I'm off to Dubai to perform for a princess. But tonight, I can make it my queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna get you right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Tonight, I will not love you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them, hey, give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything. Reach for the stars, and if you don't grab them, let yourself fall on top of the world. Think about it, cause if you slip, I'm gonna fall on top of your girl. When I'm involved with this deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. I will not love you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. Let's do it tonight. Grab somebody sexy, tell them, hey. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Give me everything tonight. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could tonight. And baby, I'ma make you feel so good tonight. Cause we might not get tomorrow. Ricorderò questa data per tutta la mia vita, perché comunque è un sogno che si è realizzato sia per me ma pure per la squadra e tutta la città, e per questo ricorderò per sempre questa data, il 16 maggio. Ma sicuramente sarà una data da ricordare per sempre, perché finalmente riusciamo ad approdare in quella categoria che da ragazzino uno, quando inizia a giocare, si auspica, no, di arrivare al massimo. Oggi veramente ci siamo riusciti
facendo, come dire, la classica gavetta, conquistandola sul campo, con il sudore, con il sacrificio, tutti insieme, e quindi sicuramente questa data verrà ricordata sia per noi che per questa gente che segna una data storica, la prima volta la promozione in Serie A per questa città, quindi sicuramente la ricorderemo tutti per sempre. Personalmente ti posso dire che è stata una stagione doppiamente esaltante, perché comunque ero partito un po'... anche l'anno scorso giocando poco, invece nel girone di ritorno sono riuscito a ritagliarmi veramente uno spazio importante e a dimostrare finalmente una volta per tutte chi era veramente Massimiliano Carlini, quindi mi sento veramente veramente soddisfatto. L'impressione è quella di un sogno che si realizza dopo anni di sacrifici, è una cosa bellissima arrivare in Serie A poi, vabbè, a 24 anni comunque con una squadra che era partita dalla Serie C 3 anni fa, e fare il doppio salto nel giro di 3 anni è stato bellissimo, è una cosa che non si aspettava nessuno, penso nessuno di noi, però adesso siamo qui e chiunque resterà il prossimo anno penso che con la stessa umiltà che ci ha contraddistinto fino adesso continuerà a fare bene. Una data che rimarrà nel cuore dei giocatori del Frosinone, dei tifosi, nella città, dei dirigenti. Una data storica, una data dove abbiamo ottenuto l'impensabile, se pensiamo a inizio anno, un sogno che si è realizzato, qualcosa che ci porteremo dentro, perché a inizio anno pensare di raggiungere un obiettivo così grande non era possibile. Federico, tornare in Serie A con il Frosinone, te lo saresti mai aspettato? No, però sapevamo che potevamo fare bene, però come ripeto era impensabile raggiungere un obiettivo così grande, essere riusciti a farlo e a dimostrare sul campo di essere superiori a squadre come Bologna, Livorno e tante altre squadre, ha dimostrato e ha dato un valore aggiunto al nostro successo. Mi avevano detto che i tifosi erano molto vicini alla squadra, molto anche entusiasti di aver raggiunto di nuovo la Serie B, però non pensavo fino a questo punto, perché veramente ci hanno dato una mano e qui dentro soprattutto al Matusa è stato un fortino per noi, e quindi siamo contenti dei tifosi e li ringrazieremo anche noi sempre per quello che ci hanno dato. We got a whole constellation going on here. See how beautiful that is? You can only do these types of things when there's a lot of people under the one roof for the same reasons. Like I said before, doesn't matter what religion, color, shape, what sex you are, the music's there for everybody. It's there for the euphoric feeling. It's there to get you, take you when you're down. But the scripts, you see, we're about moments, and we believe music gives you great memories. And we love making memories. I want to make a memory right now. We'll see everybody clapping together. Let's make a moment here. Let's make a real moment, something you can't download, something you can't read about, something you have to say, I was there. Stop thinking about the future, stop thinking about the past, and start living in the moment. Lose yourself to them all. Clap, 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 clap. Now guys, I want to know, are you in the mood for making a moment right now? Let's do it. Now I'm dedicating this song to every Spirit fan who's been there since our first song. To those new people who came today, welcome to the Spirit family, baby. Oh, yeah. You ready? Come on. Yeah, you can be the greatest. You can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. Yes. You can be the world. You can win the war. You can jump the God, go banging on the stars. You can throw your hands up. You can be the clock. You can move mountains. You can break fast. You can be a master. Go
chiesa, dedicate yourself and you can find yourself. Straight through hell with a smile. Yes, you can be a hero. You can get the gold, breaking all the records they thought never could be broken. Do one for your people, do one for your pride. Never gonna know, you never even try. Do one for your country, do one for your name. Cause it's gonna be a day when you're standing in the hall.
una data secondo me indimenticabile, no? Perché alla fine è la data in cui abbiamo raggiunto un traguardo che nessuno si aspettava, una cosa grandiosa per tutti noi. Quindi è impossibile dimenticare questa data così, così bella. Sono molto soddisfatto, a parte non per il rigore parato del Crotone, ma in generale sono soddisfatto e penso che abbia fatto io insieme ai miei compagni una stagione straordinaria. Infatti non a caso è venuta la promozione in Serie A. La promozione in Serie A è normale che incontreremo squadre con grandi campioni, però io mi aspetto, noi saremmo sempre noi stessi, sempre gli stessi sempre gli stessi di quest'anno, quindi con umiltà e con tanta voglia e cattiveria penso possiamo fare bene anche in Serie A. Massimo, i tifosi ti hanno voluto e ti vogliono sempre tanto bene, a te e tutta la squadra, un messaggio per i tifosi del Frosinone? Il messaggio alla fine ormai non so più, diciamo, non li sento come tifosi ma come amici e come fratelli, no? Quindi alla fine io spero che pure l'anno prossimo, spero sarà così, perché loro, il calore loro ci danno sempre quella mano in più per raggiungere gli obiettivi, quindi spero che siano gli stessi delle ultime partite di quest'anno. Sogno che si avvera in Serie B con tanto orgoglio.